proposito di vigili urbani, capitano, c'è il detto che dice paese che vai, vigile che trovi. E infatti, signori miei, dovete sapere che c'è una grossa differenza fra i vari vigili di tutte le nazioni. Ah sì? Avete mai visto il vigile tedesco come è fatto? È una cazzimma esagerata. Sta sempre perfetto in uniforme, durante il servizio non beve, non fuma, non si distrae, si ci fanno male i pants, stringe il chiappo fino il lotto della sera, quando salta la casa arriva. E se gli chiedi un'informazione di una precisione allucinante. Scusate, per un bar. Allora mi stai a sentire, metta la freccia, inserisca la prima. Dopo 300 metri, non la prima a sinistra che è controsenso, non la seconda che ti vieta di accesso, non la terza che è sulla pedonale, giri dalla quarta a sinistra. Subito dopo troverà un semaforo. Se è verde, proceda. Se è arancione, proceda con cautela. Se è rosso, si ferma. Scattato il verde di nuovo, sulla destra troverà il bar. Mi raccomando, non parcheggi sulle strisce pedonali né nell'area riservata agli handicappati. Come mai cercava un bar? Volevo un bel caffè? No, in verità cercavo un bagno. Ma penso che mi ritira a casa. Oramai mi ha già fatto su. Il vigile napoletano, invece, signori miei, è molto folcloristico. Perché? Che fa? Tu stai a Posillipo per chiedere informazioni per via Roma. Dici, scusate, per via Roma. O vigile napoletano risponde, guardate, non gli ha dei prezzi, cacciamolo un buca. Allora, mettite la freccia, inserite la prima. Dopo 300 metri, non la prima a destra, che è senso unico. A che solo trovate un po' che tratto. Via da seconda, è controsenso. Mi raccomando, statevi accorti che non ci stanno i vigili. Subito dopo trovate un semaforo. Se è verde, passate, ma statevi accorti. Se è rosso, passate lo stesso, sennò fanno il cazziatare. Scusate, se è arancione, non so, ci mettete in difficoltà, facete una cosa a piacere. Girato l'angolo, trovate uno che aveva il CD Favs, si chiama Pascal. Dicite, ma mano Mario Vigi, la stipatice è l'ultimo che Subito dopo arrivate a via Roma. Non parcheggiate sulle strisce, sennò fanno il multe. Parcheggiate nell'area riservata agli handicappati. Mi raccomando, quando scendete in da facete la parte rosa. Signori, senza offesa per voi, io sono sincero. Parlo sempre a faccia. E fai il